Fin dall'inizio di questa mattinata abbiamo parlato dell'importanza dell'interazione tra le macchine e l'uomo. Abbiamo anche un po' nuovamente, perché non è la prima volta che lo facciamo, sfatato il mito del fatto che con la tecnologia, con l'innovazione e con le macchine l'uomo esce penalizzato. Invece no, deve essere un rapporto alla pari. Anzi, l'uomo ci può guadagnare perché naturalmente nascono nuove competenze. Tutti noi possiamo manifestare maggiormente quelle che sono le nostre competenze, le nostre abilità. Questo deve essere il punto di forza di questa interazione. Naturalmente abbiamo parlato, così per fare un riassunto della mattinata, con persone relativamente ad aziende che hanno presentato i loro progetti, che ci hanno proiettato nel futuro, che poi il futuro, quando si parla di innovazione e tecnologia, è assolutamente il presente, perché è un processo già assolutamente iniziato e che è stato accelerato, lo abbiamo ripetuto anche questo più volte nel corso del periodo della pandemia. Naturalmente partiamo dal discorso delle nuove competenze, perché parliamo delle persone. Bisogna associare le competenze di ciascuno di noi a una capacità di adattamento e di innovazione che devono essere assolutamente continue e rinnovate. Insomma, la parola rinnovamento può essere associata a tutto. Come detto, concludiamo la giornata con questa tavola rotonda di carattere culturale in cui si intersecano questi tre pilastri, li definisco ancora così. Io saluto, interverranno appunto in questo spazio, Clelia Siniscalco, Head of Organization Digital Transformation di BNP Paribas Cardif. Grazie per essere con noi, Clelia, benvenuta. Grazie a voi, grazie a Milo, voi. grazie, grazie. Milo Gusmeroli, Vice Direttore Generale e Chief Information Officer di Banca Popolare di Sondrio, grazie anche a te. Ci diamo del tu perché abbiamo dato del tu a tutti i nostri relatori, visto anche l'argomento. Buongiorno, ciao Milo. Buongiorno a tutti. Saluto Matteo Cattaneo, Chief Digital Innovation Officer Reale Group. Grazie Matteo, anche a te. Grazie a voi, un saluto a tutti. E allora, il vostro compito è quello anche proprio di concludere questa mattinata di lavori, tracciando, come detto, un po' un filo conduttore e segnalando quelli che sono i punti che ritenete fondamentali. Io partirei da Clelia. Abbiamo parlato di cambiamento e di capacità di adattamento al cambiamento. Quindi uniamo questi due aspetti. Come strutturarsi per abilitare proprio una cultura del cambiamento? Partiamo da questa domanda. Sì, grazie, grazie della domanda. Diciamo che io vorrei portare l'attenzione su due concetti chiave, come dicevamo, la cultura e l'organizzazione. Ancora oggi all'interno delle aziende c'è una sorta di, chiamiamolo così, diffidenza rispetto alle tematiche dell'intelligenza artificiale. Questo perché, come dicevi anche tu giustamente prima, l'intelligenza artificiale è sempre stata vista in un approccio un po' agonistico rispetto al lavoro dei colleghi. Quindi la prima cosa da fare è quella di creare cultura, quindi avvicinare i colleghi delle aziende alle tematiche dell'intelligenza artificiale. Dal mio punto di vista, è interessante parlare non più di intelligenza artificiale, ma di intelligenza aumentata, quindi introdurre questo concetto, introdurre il concetto dell'intelligenza aumentata, ovvero sfruttare i dati e le tecnologie per creare correlazioni e strumenti che possano aiutare, possono affiancare i colleghi nello svolgimento della loro attività lavorative. Quindi, diciamo, utilizzare queste tecnologie per creare algoritmi, soluzioni in qualche modo che possano liberare spazio e tempo per innovazioni di processo e di prodotto, e liberarci del lavoro un po' più noioso, un po' più ripetitivo. Quindi il primo punto è quello di creare cultura da questo punto di vista. Quindi creare cultura, fare, diciamo, molta formazione, poi dopo vi racconterò anche come Cardiff ha affrontato questo tema della formazione nel continuo. L'altro tema è quello della strutturazione, di strutturare organizzativamente i progetti e le attività correlate all'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché spesso i data scientist, i data analyst vengono visti un po' come, diciamo, topi da laboratorio, lontani dal processo produttivo. Quindi è importante passare da uno stage di, chiamiamolo così, sperimentazione, quindi di try, all'inserimento all'interno del processo produttivo. Quindi far notare, far valorizzare il beneficio che questi algoritmi, queste tecnologie possono
possono portare all'interno del processo produttivo. Per far ciò è necessario passare a un approccio molto industriale al tema dell'intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire dotarsi non solo di competenze specifiche, come dicevamo, data scientist, data analyst, persone capaci di guidare i progetti di intelligenza artificiale, ma anche di infrastrutture tecnologiche che poi ci consentano di deployare in produzione questi algoritmi, perché fin tanto che l'intelligenza artificiale resta all'interno di laboratori e a beneficio di pochi, nessuno riuscirà a percepire l'immenso valore che può portare invece nel ciclo di vita dei processi e delle aziende e anche al cliente finale in termini di customer experience. Quindi creare una struttura organizzativa all'interno delle compagnie e all'interno dei servizi finanziari dotata di data manager, data scientist, può in qualche modo facilitare e accelerare questo processo. Di pari passo è altresì necessario indirizzare anche delle metodologie che guidano questa nuova modalità di sviluppo del software. Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un gruppo internazionale che centralmente in Francia ha una struttura dedicata a questo, quindi definizioni di principi, standard e linee guida che possono guidare gli algoritmi, lo sviluppo di algoritmi all'interno dei processi, cioè quelli sviluppati internamente. Quindi cultura e organizzazione è a braccetto per creare una nuova consapevolezza all'interno delle aziende sui benefici che può portare l'intelligenza artificiale. Ecco Clea, mi piace molto il concetto da cui sei partita, cioè quello della fiducia, bisogna fidarsi dell'intelligenza artificiale, altrimenti non arrivi. Assolutamente. Infatti, questo secondo me è uno scalino in più che abbiamo raggiunto oggi, quindi mi piace proprio il fatto che siamo partiti da lì. Perché altrimenti non si può pensare a un vero e proprio cambiamento, cioè, ma questo vale un po' per tutto, se non ci fidiamo delle cose, delle persone non riusciamo ad andare avanti, no? Quindi sicuramente anche e soprattutto quando si parla di cose nuove lo è ancora di più fondamentale. Allora, grazie Clelia, torno dopo da te, vado da Matteo adesso perché sempre a partire dai cambiamenti che mettiamo in atto, mi piacerebbe capire quali cambiamenti in termini di modelli operativi e organizzativi sono necessari e soprattutto se possono arrivare stimoli, scusate, utili dal mondo InsurTech o in generale da Open Innovation, e se sì, come? Allora, buongiorno a tutti ancora, grazie, grazie mille per l'invito. Allora, intanto comincerei a dire che sì, i cambiamenti devono anche avvenire da un punto di vista diciamo, sotto questa dimensione, quindi di modelli operativi. E questo aspetto deve essere preso in considerazione perché esso stesso rappresenta un'ulteriore barriera, se volete, al cambiamento e all'accettazione di quello che può capitare. Allora, vi racconto magari e vi estrapolo dalla nostra esperienza quelle che potrebbero essere tipologie di direzioni, cambiamenti organizzativi a supporto di percorsi che vedano la parte di advanced analytics introdotta nelle nostre aziende in maniera sempre più pervasiva. Noi abbiamo iniziato il percorso andando a costituire dei poli centralizzati di competenza, siano essi nella parte informatica, ma anche nella parte appunto dei data scientist esterna alla parte informatica, ma anche nella parte poi di utenti, di business. La creazione di questi poli centralizzati è in sé un cambio perché, come potete immaginarvi, la gestione dei dati e le regole con cui governare questi dati sono spesso distribuite in maniera ormai stabile da molti anni in tutte le varie unità organizzative e quindi il fatto di centralizzare questo tipo di presidio di competenza ha rappresentato un momento di acceso dibattito internamente come percorso. Perché abbiamo seguito questo percorso? Perché volevamo muovere i primi passi qualche anno fa nella maniera più, diciamo, tutelata possibile affinché li muovessimo nella direzione e nelle modalità più corrette. Progressivamente questo presidio centralizzato si sta dipanando in un modello più decentralizzato, quindi in un modello che vede quello che noi stiamo chiamando community progressivamente crearsi nei vari ambiti dell'azienda e quindi aiutano questo ovviamente ad andare a scala da un punto di vista di modelli poi anche operativi. Da un punto di vista di macchine, quindi di come il modello operativo su Advanced Analytics può essere introdotta, ci siamo scontrati anche col fatto che questi processi non sono esattamente, come dire, uguali a quelli che sono i processi IT tradizionali, non sono uguali neppure a processi tradizionali, a prescindere dalla componente informatica. La stessa adozione di metodologie agile porta con sé delle peculiarità che non li rendono prettamente e puramente agile queste iniziative.
c'è un'aleatorietà ogni volta che si prova a produrre un modello, un algoritmo, un data model, non si è certi del risultato che si potrà arrivare ad avere. Abbiamo però anche organizzato tutte le nostre famiglie di interventi in quelli che noi al nostro interno abbiamo chiamato con un'etichetta non troppo creativa, ma business value stream, quindi famiglie, domini di ambiti dove intervenire. Questo ha creato ulteriore, se volete, intimacy e comunanza di intenti in queste community, anche per apprendere il linguaggio, tecniche e gli obiettivi da poi darci. Questo aspetto è stato fondamentale perché in questo modo abbiamo potuto poi, da un lato, costituire dei team sempre più stabili, dedicati a questo genere di attività sui vari singoli, vari stream, e questi team, man mano che creano attività e proseguono le loro attività, hanno creato un valore di chimica fra di loro incredibile, molto positivo. Siamo molto contenti del risultato raggiunto, però anche questo è stato un cambio. Il fatto di riuscire ad attivare questi team internamente è stata una sfida assolutamente no, non banale, devo dirvi. Ma dall'altra parte, l'organizzare in value stream con questi team ci ha permesso anche di assicurarci una pipeline di quelli che noi chiamiamo casi d'uso, quindi ambiti dove vogliamo intervenire, sufficientemente ampia e ricca per governare tutto il percorso. Diciamo che per la parte insurtech e la startup, nel senso che non abbiamo trovato nel mondo startup, noi operiamo nel mondo corporate venturing, quindi noi investiamo in corporate venturing, non abbiamo trovato specifici ambiti che ci abbiano fatto aggiungere in maniera così marginalmente diversa il valore che stavamo già catturando. Ciò detto, abbiamo però aperto una direttrice sul mondo startup specificamente dedicata alla parte intelligenza artificiale. Allora, adesso io ho una domanda che vorrei rivolgere sia a Milo che a Matteo, quindi poi torno da te, però parto da Milo, perché adesso si può parlare di consolidamento, no? Del digitale delle imprese, però mi chiedo in che modo sia possibile colmare proprio un gap che inevitabilmente ancora esiste, perché siamo in una fase comunque di transizione, di passaggio, di competenze necessarie a gestire efficacemente la transizione e questo consolidamento verso il quale dobbiamo andare. Insomma, in che modo, Milo, a te. Grazie innanzitutto, buongiorno a tutti di nuovo. Diciamo che innanzitutto ho ascoltato con piacere le testimonianze dei colleghi perché abbiamo stabilito, e testimonio anch'io, che è il dato centrale nell'ambito della digital transformation. Il dato è centrale e ha la facoltà di essere un nuovo petrolio. Tra l'altro inesauribile perché produciamo tantissimi dati, dobbiamo saperlo torturare bene per farlo parlare, è democratico nel senso che ci apre anche a open innovation oppure a quello che io chiamo economia circolare, anche una condivisione del dato. Però sicuramente il problema che abbiamo in questa digital transformation e parlando di dato è il gap che esiste sulle competenze, che è un gap significativo e che tra l'altro sulla base dei dati che ho io andrebbe anche meglio declinato cos'è questo gap che abbiamo sul digitale, oltre che sugli skill più importanti o più evoluti di security, intelligenza artificiale, data scientist e cloud, perché oggi abbiamo dei gap che arrivano anche alle forze, diciamo così, più consolidate del nostro mondo tecnologico, che sono anche gli sviluppatori. Quindi diciamo che parlare di gap, dobbiamo parlare di gap di figure, diciamo, emergenti e di figure consolidate. In più questo gap, guardando le ricerche di lavoro o di offerte di lavoro che ci sono molto concentrate su quelli che sono gli soft skill delle persone, per cui vogliamo persone che abbiano cultura, diciamo, consolidate o emergenti, ma che associno anche con soft skill, quindi capacità di comunicazione, di team management, di problem solving, di gestione dello stress, che anche nelle testimonianze dei colleghi sono parte comunque della creazione di un approccio strutturato e culturale alla problematica. In più la situazione tenderà a peggiorare. Non lo dico io, ma lo dice von der Leyen, dice l'Europa non è alla pari dei concorrenti globali su innovazioni, tecnologia e pertanto stanziamo delle risorse e dice, oh, guarda, abbiamo pronto un malloppo di risorse, 46 miliardi, che potenzieremo i servizi pubblici digitali, le imprese e 23 di questi per le nuove competenze. Oggi, da tutto questo,
diciamo, purpurì che ho fatto, io ho una lettura non facile, perché innanzitutto abbiamo bisogno di skill non univoci. Da una parte abbiamo bisogno di risorse tecniche, abbiamo bisogno di risorse con competenze diverse da quelle semplicemente tecniche, e abbiamo bisogno di trovare il modo per cui il gap fra domanda e offerta per sostenere un'evoluzione digitale possa essere colmato. E il tempo che abbiamo è brevissimo. A questo punto, per dare una risposta alla sua domanda, mi metto, diciamo così, con un po' di irreverenza, un cappello di un consigliere di chi deve sostenere questo cambiamento, e direi: anzitutto cominciamo a far capire a chi lavora che fare attività digitale è un'attività, uso questo termine, sexy, non è un'attività da nerds chiuso in stanze a fare programmazione, perché forse oggi non stiamo facendo capire il bisogno che abbiamo del digitale e l'importanza di chi lavora in questo ambito. Poi dobbiamo formare i formatori per formare, perché oggi la difficoltà che abbiamo all'interno delle aziende, all'esterno dell'azienda, è che ci siano dei formatori che siano capaci di formare le persone. L'altra parte che vorrei sottolineare è: attenzione che dobbiamo lavorare sull'upskilling delle persone che abbiamo in azienda, quindi delle forze lavoro dedicate al mondo del digitale, ma anche quelle potenziali, perché oggi noi continuiamo a lavorare sulle persone che hanno background di una certa natura, ma non andiamo a ricercare i potenziali. Ma oggi abbiamo bisogno dei potenziali, perché altrimenti non colmeremo questo gap. La formazione deve essere interdisciplinare, perché non è detto che un laureato in economia o in matematica o in fisica quantistica non possa essere una persona che porta un valore al digitale, e questo lo dico sia per le persone che abbiamo in azienda, ma anche nei corsi che vengono fatti a queste figure al di fuori dell'azienda, perché altrimenti anche qui sviliamo un potenziale. Tutto questo basterà? Non lo so, il tempo è poco. Dall'altra parte, un appello che farei è quello di dire: attenzione che dobbiamo sviluppare un'imprenditorialità digitale dei professionisti dell'ICT e dei neolaureati in tale disciplina. Purtroppo la carenza è tale che l'egoismo di averli dedicati proprio ed esclusivamente al proprio mondo probabilmente non ci permetterà di superare quel gap che la Presidente della Commissione europea ha indicato. Ok, sì, hai fatto benissimo. No. Sì, dimmi. Guarda, vorrei lanciare un ultimo appello, perché sul gap sono molto sensibile. Sì, si sente. Però non è solo una questione di competenze. Io quello che vedo, che forse ci dimentichiamo, che al centro non c'è la tecnologia, non c'è la produttività, probabilmente non c'è neanche l'informazione, ma i risultati che vogliamo cogliere. Ci lamentiamo di un gap, ma io vedo sempre meno realtà che hanno definito chiaramente quali sono gli obiettivi e i risultati che vogliono cogliere. Questo è interessante, anche perché poi si collega a quello che dicevi, tra i tanti punti importanti che hai toccato, sul discorso di non investire solo nelle persone che già sappiamo essere in grado, no, di affrontare determinate sfide, ma anche in quelle potenziali. Questa parola l'hai ripetuta più volte. A volte non si fa, credo, per mancanza di tempo, per inerzia, adesso io non lo so, perché dipende poi dai casi, però è più facile, no, utilizzare le persone che sappiamo già che possono e che sanno fare, non quelle che magari potrebbero in futuro, e investire su di loro. E questo si ricollega all'ultimo punto che hai toccato tu, appunto, che gli obiettivi sono necessari, perché altrimenti non si percorre una strada che ancora ha delle incognite, perché non è battuta e conosciuta come altre, e figuriamoci se non sappiamo esattamente dove vogliamo arrivare, no? È un po' come percorrere una strada che non conosciamo tutti, che non facciamo tutti i giorni, ma se appunto non la studiamo prima ci porta in un punto diverso da quello dove vogliamo arrivare. Quindi questo secondo me è un altro aspetto che sono contenta sia emerso in questa giornata, quindi grazie Milo, poi magari ci torniamo. E a questo punto però do la parola a Matteo, magari a partire proprio da questo concetto. Stessa domanda: in che modo colmare questi gap che insomma ancora oggi esistono effettivamente in modo importante? Allora, provo magari a intervenire in scia Milo,
con una, diciamo, una provocazione iniziale, se volete, e poi provo a dare un po' di contestualizzazione, ma anche di suggestioni di indirizzo. Il tema di cui stiamo parlando, l'intelligenza artificiale, porta con sé in maniera molto naturale l'associazione con figure professionali o molto nuove o nuove comunque e potenzialmente anche molto scarse. Questo sono d'accordo. È un tema che si amplia oltre il solo data scientist, ovviamente, come figura. Io provo però a complementare il discorso di Milo con una provocazione. Ritengo che per indirizzare con successo una strategia di AI in un'azienda ci siano anche interventi necessari in termini di competenze che io definisco non in chiave gerarchica, ma manageriale. Quindi il come gestiamo il modello operativo che ci diamo, gli obiettivi che vogliamo perseguire e come vogliamo maneggiare le AI non è solo un tema tecnico specifico di alcuni skill. Provo un attimo a commentare questa mia tesi con alcuni elementi che considero di contesto, ma anche provo a dare qualche suggestione poi di intervento. Gli elementi di contesto sono figli del settore in cui opero, il settore assicurativo, ma il settore bancario ha molte similitudini in quello che andrò a raccontare, quindi probabilmente è molto, molto applicabile. Allora, da un lato, la tecnologia di cui stiamo parlando è relativamente giovane. Avanza molto rapidamente, sta prendo, non dico quotidianamente, ma con una discreta frequenza, molti domini, aspetti anche sensibili che non sono così chiaramente prevedibili da un giorno all'altro, no? Pensate alle tematiche di AI governance, alle tematiche di quelli che sono chiamati gli avversari all'attacco alle AI, quindi tematiche collegate al cyber, se volete. Sono tematiche nuove che rendono più indefinita la traiettoria da seguire. Ci sono, soprattutto nel settore da cui vengo io, assicurativo, tematiche di, come dire, accettazione di nuove logiche nell'impiego dei dati, no? Perché noi abbiamo sempre usato i dati nativamente, qui stiamo introducendo nuovi metodi, nuovi tool per utilizzare questi dati. E questo ovviamente è un altro tema di competenze che devono essere fatte evolvere come situazione. L'impianto regolamentare si sta muovendo in maniera rapidissima, presumo anche nel settore bancario. Ovviamente presagisco che il tema intelligenza artificiale sarà sempre più un doveroso e correttamente oggetto da parte dei regolatori, e questo non fa che ulteriormente enfatizzare le difficoltà e, se volete, le direttrici di indirizzare. E aggiungo come ultimo elemento di contesto il fatto che l'intelligenza artificiale, spesso intesa, noi la leggiamo come tale, potenzialmente come una leva competitiva molto importante per il futuro. E quindi introdurre questa leva nei futuri disegni di modelli di business è in sé un ulteriore stretch da un punto di vista manageriale. Non penso di essere stato esaustivo, ma volevo cercare di dare un po' di flavor del perché il tema competenze non è solo legato agli skill che sono presenti oppure no in una delle nostre aziende. Cosa fare? E anche qui non ho la ricetta completa, provo a condividere alcune traiettorie che abbiamo seguito e stiamo seguendo che potrebbero andare ad aiutare a indirizzare questi temi. Una prima traiettoria che per noi è stata molto interessante come curva è una progressiva integrazione nativa, proprio intima, nel percorso di quelle che sono le riflessioni strategiche, di piano strategico. Quanto più il tema dell'intelligenza artificiale diventa integrata nelle riflessioni del piano strategico, tanto più quello va a essere una sintesi di un percorso a monte di evoluzione anche di carattere manageriale. Non sempre semplice, lo ammetto, è un percorso, lo si fa a gradini, a passi successivi, ma si può fare. Sicuramente investire nella consapevolezza delle persone, nella competenza delle persone in maniera diffusa è fondamentale. Non è attraverso un team neanche di 20, 30 o 40 persone che riusciamo a spostare le nostre, io le chiamo petroliere, da un punto di vista di modelli di intelligenza artificiale e di impiego degli stessi. Quindi un modello diffuso penso sia un modello in cui dobbiamo andare. Ma il fatto di farlo attraverso i team che citavo anche prima, team multifunzionali che lavorano in modalità agile, è un ulteriore rafforzativo nel cambio manageriale necessario affinché le cose possano avvenire. Ecco, diciamo che questa modalità, associata, se volete, al fatto di parlare la lingua del business, quindi puntare ai risultati economici di conto economico, di NPS, sono esempi di indirizzi che a nostro giudizio possono aiutare ad accompagnare questa evoluzione di competenze. Che ripeto, non voglio sottostimare la rilevanza degli skill che dobbiamo trovare, non è facile e la guerra sarà sempre più complicata, ma temo che solo gli skill introdotti non saranno sufficienti se non abbiamo anche l'approccio manageriale a governare questo percorso. Certo, beh, ecco, un'altra cosa che abbiamo quindi imparato e che possiamo appuntare è che progetti di intelligenza artificiale devono riguardare tutti, cioè non possiamo fare distinzioni, a prescindere poi dal fatto che
ovviamente ci sono persone che hanno più competenze rispetto a altre, che quindi sviluppano le competenze a seconda delle esigenze dell'azienda, però i progetti devono riguardare tutti. E è proprio da qui che parto per la prossima domanda. Vado da Clelia e poi direi che sentirei anche Milo, visto che prima abbiamo parlato proprio, abbiamo accennato già a questo. Quindi grazie intanto Matteo, altro spunto molto interessante. Clelia, quali sono gli elementi che aiutano a tenere unite tutte le persone ai diversi livelli aziendali? Cioè come fare a coinvolgere veramente tutti quanti? Come dicevo anche prima, è importante creare cultura di consapevolezza e di fiducia rispetto alle tematiche dell'intelligenza artificiale. Noi quindi diciamo due linee guida. Uno, modelli operativi ben definiti, governance ben definite, strutturazioni aziendali con team dedicati. E questo riguarda un po' lo stream delle competenze, dei processi di sviluppo su proprio tematiche pure di intelligenza artificiale. L'altro tema è come coinvolgo il resto dell'azienda. Coinvolgere il resto dell'azienda vuol dire avvicinare tutti i colleghi alle tematiche di intelligenza artificiale. Noi abbiamo utilizzato un approccio, vi parlo un po' dell'esperienza che abbiamo avuto in certo. Cardiff concretamente e come abbiamo affrontato questo argomento. Diciamo che noi abbiamo sviluppato un programma di change management, chiamiamolo così, o di più che formazione proprio di change management, che si chiama proprio Acculturation Analytics. Questo programma ha interessato circa il 30% di tutte le risorse coinvolte dell'azienda ed è stato strutturato a diversi livelli. Quindi prima di tutto è stata effettuata una survey per capire un po' quali erano le tematiche di interesse dei colleghi all'interno dell'azienda. Poi partendo da questa survey sono stati individuati una serie di argomenti e sono stati fatti dei seminari sulla data visualization, sul natural language processing, sull'automazione di processo utilizzando l'intelligenza artificiale, sui motori di recommendation. Quindi sono stati individuati 4-5 temi e abbiamo cercato di dimostrare, magari anche tramite use case che sono stati sviluppati nell'ambito assicurativo o finanziario, ma non direttamente da Cardiff, come portare valore all'interno dell'azienda con l'intelligenza artificiale. Quindi casi concreti, casi realizzati che, come posso dire, hanno fatto venire un po' l'acquolina in bocca a tutti i nostri colleghi. Altro lavoro invece è stato fatto sui manager. Mi ricorrego al discorso di come il manager deve gestire questo patrimonio all'interno dell'azienda. Sui manager invece sono stati fatti proprio dei percorsi formativi. Perché era importante che fossero consapevoli sia delle potenzialità degli strumenti, degli analytics all'interno utilizzabili all'interno dell'azienda, ma fossero anche, come posso dire, consapevoli di come cambia il ruolo delle persone all'interno di progetti di intelligenza artificiale, no? Perché sicuramente all'interno di un progetto di intelligenza artificiale abbiamo dei ruoli specifici che sono diversi da quelli dei classici progetti IT, no? Abbiamo sicuramente lo sviluppatore del modello, no? Quindi il model owner, ma allo stesso tempo abbiamo il process owner, che è quello che ci deve in qualche modo aiutare a inserire nel processo produttivo. E anche in termini di competenze, no? Mi ricollego a un tema molto interessante del reskilling che hanno accennato sia Matteo che Milo. Ad esempio, una opportunità che vediamo che per le persone che all'interno delle aziende è quello di fare gli addestratori dei modelli, no? Passare da esecutori di attività operative ad addestratori di modelli di intelligenza artificiale, perché chiaramente per addestrare un modello, per valutare le performance, noi abbiamo sempre e in ogni caso necessità delle competenze dei colleghi che ci aiutano a capire se i nostri algoritmi stanno performando bene o male. Quindi il tema di nuove figure professionali che emergono è molto interessante e va assolutamente sfruttato. Quindi strutturazione organizzativa, struttura organizzativa dedicata da tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, processo di sviluppo chiaro e definito tramite linee guida, standard e ruoli definiti,
diffusione della cultura aziendale attraverso specifici programmi di formazione e di change management. Queste sono le tre leve che a mio avviso e che in Cardiff stiamo utilizzando per far sì che la cultura del cambiamento prenda sempre più piede all'interno della compagnia. Ok, allora Milo, come detto, volevo capire anche con te questo punto. Quali altre leve, magari tu, partendo proprio dall'ultima cosa che ha detto Clelia, quali altre leve aggiungeresti per andare a capire quali sono gli elementi appunto che uniscono i componenti aziendali di tutti i livelli? Allora, devo dire che Clelia e Matteo mi dovrei fare una ripetizione perché sono d'accordo con loro sulle competenze manageriali, sono d'accordo sull'organizzazione, sulla cultura, sulla metodologia, aspetti che abbiamo seguito anche noi. Allora, provo a dare un excursus, diciamo, in una lettura un po' diversa di quello che abbiamo cercato di fare. Innanzitutto siamo partiti dicendo che il cambiamento non si può gestire, si può solo prevenire, ma non perché lo dico io, l'ha detto Drucker, quindi potevo utilizzare questa frase, per dire l'intelligenza artificiale ormai è un dato di fatto. A fronte di questa reazione sull'intelligenza artificiale è un dato di fatto, abbiamo avuto una spaccatura su due fronti, diciamo, sostanzialmente. I fautori dell'intelligenza artificiale, quelli che vedono i dati come miniera, quelli che hanno una confidenza piena dei risultati, anche se non sono spiegabili, soprattutto quando utilizzi il machine learning, e quelli che tendono più a privilegiare la disponibilità di dati rispetto alla qualità stessa del dato. Dall'altra parte abbiamo avuto i detrattori in cui dicono le fonti devono essere attendibili se no i dati non ci crediamo, la proprietà del dato e la privacy va salvaguardata al minimo, attenzione che potresti creare situazioni di discriminazione, attenzione che la spiegabilità del risultato è fondamentale altrimenti io non lo posso opporre, attenzione che l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana sono due cose distinte e bisogna farne molto attenzione. Quindi il risultato è che partendo dall'assunto che questo era un dato incontrovertibile andare a cercare il coinvolgimento, di fatto abbiamo trovato queste due spaccature. Da queste due spaccature abbiamo cominciato a introdurre questo mantra, impariamo non dal passato ma cerchiamo di interpretare il futuro, quindi visto che non si può prevenire, impariamo dal futuro, come facciamo a imparare dal futuro? Imparare dal futuro. E allora questo siamo passati da una visione che, se volete, era più soggettiva, che era quella delle due spaccature, verso una visione più oggettiva, diciamo così, anche più misurata su degli obiettivi raggiungibili e misurabili. Quindi qual è stato, diciamo, ma poi lo devo calare nel mio settore per rendere l'idea. Cioè, imparare dal futuro vuol dire che noi oggi siamo in una struttura di digital banking, ci stiamo già affacciando all'open banking, il mondo parla di open finance ecosistemico e dobbiamo arrivare a un obiettivo di essere una banca per la vita quotidiana dei nostri clienti, cioè con dei touch point continui. Detto che dobbiamo imparare da questo futuro cosa c'entra con l'intelligenza artificiale, allora l'intelligenza artificiale è... Per imparare da questo futuro e proiettarci su questo futuro non parliamo più di intelligenza artificiale, di utilizzo dei dati, ma parliamo di concetti già visti anche dai colleghi, che è riduzione del lavoro ripetitivo e basso valore aggiunto. E allora questo è un obiettivo che ho, e mi ricollego a quello che dicevo prima, lo posso fare con l'intelligenza artificiale. Efficientamento di processo o ripensamento degli stessi, ripensare i processi utilizzando sistemi di robotizzazione di intelligenza artificiale è un modello che ti apre a un mondo sicuramente diverso da quello di prima e nell'ottica del cambiamento che dicevo prima. Supporto o indirizzo di azioni decisionali. Perché supporto o indirizzo di azioni decisionali? Perché le azioni decisionali devono trovare una giustificazione e la giustificazione c'è soprattutto nell'analisi dei fenomeni passati e di quelli in corso, è inutile che vi dica che i dati sono la base. Supporto o indirizzo di azioni commerciali, è chiaro che questo per noi è l'apertura a un open finance ecosistemico, vuol dire utilizzare dati di diversa natura, comportamenti di diversa natura,
utilizzo di sistemi di real time e quindi hai bisogno di tutti questi dati per cambiare le modalità delle azioni commerciali, spinti anche da normative che noi abbiamo tipo POG, ma spinti anche da una velocità che ormai l'azione commerciale sta prendendo. L'ultimo punto è stato, che mi riallaccio anche alla visione strategica e quindi il calare l'intelligenza artificiale nel mondo strategico, è l'introduzione di nuove logiche di analisi e di indirizzo gestionale strategico, cioè cercare di essere una banca per la vita quotidiana del cliente vuol dire cominciare a tracciare la sua journey, capire quali sono le sue preferenze, avere una visione a tutto tondo di quelle che sono le sue preferenze e stimolare un contatto e un'interazione continua. Ma questa interazione continua non è solamente per salutarsi e volerci bene, ma anche per abilitare dei modelli di vendita e di ingaggio della clientela che deve far piano parte di piani strategici. Allora, noi ci stiamo avviando verso le conclusioni e sono molto contenta che Milo ha parlato di un punto che abbiamo analizzato proprio in apertura dei lavori di questa mattina. Per voi che siete collegati da questa mattina lo ricorderete, cioè quello del talento, cioè che attraverso l'intelligenza artificiale si è sfruttata bene naturalmente, perché poi naturalmente bisogna farlo in modo cosciente e formato, altri aspetti fondamentali, si riesce a tirare fuori il meglio delle persone, perché le persone sono sfruttate nel modo giusto, quindi non sono relegate a ruoli marginali, ma possono essere assolutamente utilizzate, anche qui termine magari non propriamente consono, ma che ci porta direttamente a comprendere, utilizzate per raggiungere poi gli obiettivi che l'azienda si fissa, insomma. Quindi con un movimento circolare siamo tornati a questo aspetto che è fondamentale e ci porta al discorso delle persone. A questo punto, e poi Milo diceva anche i dati sono la base, certo, bisogna essere confident con i dati e mi rivolgo a Matteo proprio su questo punto, cioè come si può diventare sempre più confident con i dati, saperli utilizzare, saperli conoscere bene, come si può fare per creare proprio e alimentare quindi entrambi gli aspetti, una cultura sugli analytics, cioè affinché, visto che parliamo di necessità di espandere queste competenze a tutti, come fare per essere sempre più vicini a queste competenze, appunto? Allora, la parte, diciamo che l'aspetto culturale di cui stiamo parlando, anche da parte mia condiviso, è fondamentale. Lo espliciterei come il secondo passo fondamentale in un percorso di una strategia di intelligenza artificiale. Penso che i primi passi debbano essere più di carattere operativo, dimostrativo, di pilot e altro, ma se uno vuole impiantare le cose bene deve intervenire sulla parte culturale. Allora, che cosa fare e come intervenire? La domanda è molto grossa e non penso riuscire a rispondere a tutto questo in 5 minuti. Provo però a mettere sul piatto la parte culturale, diciamo la cultura, la mentalità è la barriera più potente, insomma, da superare, mi pare da capire. Che quando sei arrivato a dimostrare che questa tecnologia un po' chimerica, magari con dietro tante sfaccettature, funziona e può portare del valore, qualunque sia il valore perseguito dall'azienda, quando vuoi cominciare a strutturarla, diciamo, a scala, lì devi intervenire sulla parte culturale, non c'è altra soluzione. Certo. Non è più un tema di scalabilità tecnologica. Okay. Alcuni commenti a contorno di questo. Penso sia fondamentale, io ho avuto la fortuna e i miei colleghi pure di lavorare in un'azienda dove questo prerequisito è soddisfatto. Il percorso è un percorso non è privo di ostacoli, quindi un commitment, una sponsorship chiara dei vertici è fondamentale. Se questa cosa non c'è, è difficile che in una corporation si riesca ad andare a scala e introdurre questo cambiamento in maniera stabile, diciamo, come situazione. Poi lo si può condire con tante caratteristiche, tanti colori, ma la presenza costante di un commitment del vertice per noi è stata fondamentale. Non introduco più i temi che ho già citato prima, ma ne aggiungo però alcune di dimensioni. Allora, noi abbiamo deciso fin dall'inizio di focalizzarci più che prevalentemente unicamente su casi d'uso di business, siano essi ricavi, costi, NPS, customer satisfaction, diversi tipi di indicatori, ma l'obiettivo nostro qual era? Prendere subito le misure, evitando di introdurre un linguaggio diverso, un po' più indiretto rispetto agli stakeholder che devono essere coinvolti. Tutte le nostre iniziative sono guidate dal business, è una parte del nostro modello importantissimo, per cui abbiamo trovato molto agio e utilità a muoverci in questo senso. Come anche Clelia mi pare citava prima, programmi di, diciamo, education, literacy diffusi sono fondamentali, se no
è un terreno bruciato intorno a questi team, e quindi anche lì la corda diventa corda, non riesce ad andare più tanto in là come grossi tipi di attività. Abbiamo avuto delle difficoltà nel partire con questi gruppi di lavoro che sono comunque agile, perché distaccare le persone in questi team, e ovviamente erano spesso le migliori persone che avevamo, ha rappresentato una barriera sicuramente, quindi avere un engagement del vertice era fondamentale. Trasversalmente, dico sempre, comunicare a tutti i livelli e da tutti i livelli. Quindi noi continuiamo ad avere delle fortissime attività con diversissimi media interni, soprattutto l'azienda, per diffondere quello che impariamo, cos'è la tecnologia, come può essere utilizzata e i benefici. Un paio di barriere, oltre a quella del team agile che ho appena citato, che abbiamo incontrato, sono, e spero e presumo che siano condivise anche dagli altri, la famosa sindrome del non inventato qui, e quindi queste nuove modalità per creare delle soluzioni spesso hanno trovato delle barriere di accettazione non semplice, soprattutto negli ambiti più, diciamo, tradizionali del nostro mestiere, e questa è una barriera culturale sulla quale stiamo cercando continuamente di lavorare come stazione. Un altro esempio, anche più, se volete, prosaico operativo, ma molto impattante sul percorso, è che l'incastro, la sincronia temporale con cui uno prova a mettere in produzione questi data product, questi modelli, nelle nostre architetture informatiche, va in conflitto, ed è un nuovo conflitto che prima non c'era, con la pianificazione informatica precedente. Ecco, questa convivenza non è sempre semplice in termini di comprensione e poi di gestione. Però ecco, la parte culturale penso di poter dire che a nostro giudizio è la sfida da perseguire una volta che sono messi i primi semi di questo percorso sull'intelligenza artificiale. E beh, anche qui, peraltro, così andiamo veramente a concludere, si ricollega al concetto della fiducia, no? Che accennava Clelia all'inizio della tavola rotonda, che mi sono sentita di sottolineare anch'io, cioè fiducia, bisogna fidarsi delle nuove potenzialità, e molto spesso ci si fida solo se cambiamo modo di ragionare, no? Quindi è direttamente proporzionale proprio al concetto di mentalità. Siete d'accordo, proprio in chiusura, Milo e Clelia a questo punto, perché Matteo ha già detto la sua, proprio in 30 secondi ciascuno. Clelia, siamo partiti proprio dal concetto di fiducia. Sì, il concetto di fiducia e soprattutto del beneficio indotto che i colleghi possono avere da queste tecnologie. Utilizzare questo punto di vista per far capire ai colleghi il valore che possono portare nella loro vita quotidiana è chiave per quel cambio culturale di cui parlava Matteo. Cioè far capire come fa parte proprio del loro day by day, e quindi questo è lo step che dobbiamo tutti cercare di fare, perché non siamo maturi ancora da questo punto di vista. No, è vero. Milo, anche a te, 30 secondi. Sì, ripeto, diciamo la mia storia dicendo bisogna partire da una data quality e una data governance, perché bisogna avere conoscenza del dato. Il dato va torturato correttamente con l'intelligenza artificiale e il machine learning, ma legato a un obiettivo. Questo obiettivo va fatto testare sul campo e vanno misurati i ritorni. Solo in questo modo, in una visione end-to-end di tutto, la filiera riesce a portare una struttura aziendale a avere confidenza con delle nuove metodologie. D'accordo, allora bene, tanti spunti. Io intanto ringrazio Clelia Siniscalco, Milo Gusmeroli e Matteo Cattaneo, che sono stati con noi per questa tavola rotonda che conclude peraltro la giornata di lavori. Grazie davvero, e mi auguro di sentirvi presto per approfondire ulteriormente questi temi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Appunto, abbiamo proprio pensato di chiudere questo nostro forum con una tavola rotonda che racchiudesse le parole principali che fanno parte però dello stesso ragionamento, cioè le persone, la tecnologia e l'organizzazione. Non si può prescindere da nessuno di questi aspetti, tutti devono viaggiare nella stessa direzione. E allora io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, che siete stati collegati fin da questa mattina. Speriamo di aver dato degli spunti utili, questo è un po' l'obiettivo
del forum, noi per primi, noi come le fonti vogliamo farlo attraverso naturalmente voci autorevoli come quelle che abbiamo avuto oggi e che ringrazio ulteriormente. Questa era la terza edizione del nostro forum dedicato all'intelligenza artificiale e a tutti i processi di trasformazione digitale e innovazione. Naturalmente ci saranno altri momenti in cui ne parleremo. Seguiteci sempre anche sulle fonti TV. Vi aspettiamo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie ancora per essere stati con noi.